Tell the world of his love. Diciamo al mondo del suo amore. È l'invito contenuto nel titolo dell'inno scelto per la GMG di Manila del 1995. È un diciamo rivolto ai giovani di ogni tempo e di ogni storia. La Chiesa, attraverso la voce del Papa, chiede ai giovani di dire, di comunicare l'amore del Signore. Ma come può la Chiesa affidare questo compito proprio ai giovani? Come può un cuore inquieto e pieno di dubbi comunicare la gioia della certezza più grande che noi cristiani abbiamo, che Cristo è risorto? Sono queste le domande che spesso fanno spegnere la speranza nei confronti dei giovani. Forse dovremmo cambiare la nostra prospettiva. Dovremmo domandarci se sono proprio la fame e la sete di certezza, il desiderio di essere voluti bene, che solo i giovani mostrano senza vergogna, il motivo che ci spinge a mettere nelle loro mani ciò che la Chiesa custodisce con gelosia, l'amore di Dio. Sì, mettere tra le loro mani l'amore di Dio vuol dire forse sprecarlo. L'amore di Dio per i giovani va sprecato. Non va calcolato su quelli che sono le statistiche, che secondo le statistiche sono le percentuali di ricezione. Questo spreco è ciò che si chiama fiducia. Fiducia non solo nella Chiesa, non solo nei giovani, ma in Dio. Esatto, è in gioco la nostra fede in Dio, in quel Dio che è capace di rendere quell'inquietudine, quei dubbi e quelle incertezze il luogo dove vuole dimorare. E la fiducia in questa scelta di Dio di abitare proprio in quel luogo, la base della nostra speranza. La speranza che Dio continua a mandare, non persone perfette, ma uomini e donne pieni di dubbi e incertezze, che però si lasciano scegliere e abitare da Dio. Cari giovani, sforzatevi di vedere il Signore. Se proprio non ci riuscite, guardatevi dentro, guardate la vostra vita, la vostra storia. È vero, guardarvi dentro vi fa paura, ma ricordatevi che Dio ha già scelto di abitare proprio lì. Ma voi sapreste spiegarvi perché tutti mettono insieme la vostra giovane età e la gioia? Perché tutti si aspettano che portiate gioia? Se solo sapessero cosa vi portate dentro, eppure riuscite a portare gioia. E proprio questo vostro riuscirci, nonostante tutto, a testimoniare come i vostri occhi sono più propensi a scorgere la luce della risurrezione, a non rimanere fermi di fronte alla croce delle delusioni e della sfiducia, ad avere un'innata capacità di guardare oltre, a vedere sempre uno spiraglio di luce e la luce della risurrezione. E questo ha una sola spiegazione. Mentre voi cercate Dio, Lui già ha scelto di abitare la vostra vita. Mentre voi cercate di fare spazio per accoglierlo, Lui già si è accontentato di un angolo del vostro cuore. Quando scoprite questo, davvero, non riuscite più a trattenere la gioia. Qualcuno vi ha amati e scelti come siete. Ha visto in voi qualcosa che forse neanche voi immaginavate di avere. Insomma, vi ha voluti bene veramente. E vi manda, perché con questa gioia testimoniate l'amore di Dio,
che è ciò che vi permette di guardare oltre le paure e i timori. Vi manda non per spiegare, ma per raccontare con la vostra semplicità il vostro essere stati voluti bene. Gesù vi manda perché vuole camminare con i vostri piedi, vuole parlare con la vostra bocca, vuole agire con le vostre mani, vuole gioire con il vostro cuore. Ah, che pazzia da parte di Dio affidarsi dei giovani! Ma secondo voi, a chi poteva proporre una simile pazzia se non a voi giovani, che fate di essa la sorgente di scelte coraggiose? Un coraggio il vostro in cui il mondo ripone silenziosamente la propria speranza.